Ciao ragazze, ciao ragazzi, top! Benvenuti in un nuovo video haul fatto con saldi. Allora, un pochettino ho preso due cose al mercato, poi ho preso dai cinesi Victoria's Secret. Bene, questa sarà anche l'immagine anteprima. Allora, cominciamo dalle scarpe, le cose che ho preso al mercato. Allora, queste scarpe le ho pagate solamente 5,99 euro, cioè praticamente regalate. Non potevo lasciare là, ovviamente. Ne avremmo prese molte di più, ma di 41 erano finite. Erano tutti rimasti numeri piccoli, oppure c'erano modelli che non mi piacevano. E comunque un modello l'ha preso anche mia suocera, perché gli è piaciuto. Lei l'ha preso in oro, quello che vi faccio vedere nero. Comunque adesso vi faccio vedere tutto. Allora, questo ho scritto 4 passi. Il primo paio di scarpe, non so quale sia. Ah, ok. Ho preso un paio di ballerine, veramente comode. Poi rosse, non le avevo, e quindi ho detto no, le voglio prendere. E sono fatte bene, adesso ve le faccio vedere. Allora, dietro sono fatte così. Sono fatte così, hanno questo tacchetto qua. Dentro sono così, che sono veramente molto molto comode. E poi sono rosse, tonde, sono belle. Hanno questi trafori, questi frillini. Questa sul piede veramente sembrava un massaggio. Sono belle poi pure. Poi rosse, sono particolari. Per 5,90 euro non potevo non prenderle. Sono poi... il tacchettino è così, non sono raso terra, sono fatte proprio bene, poi per 5,90 ripeto, e sono stra comode, sono proprio morbide, belle, e questo è il primo paio. Poi qua Martin Pescatore ho preso queste che mi piacciono veramente tanto. Sono dei sandali, vi ripeto, 5,90 euro, praticamente niente. Guardate che belle, ditemi se non sono bellissime. Allora, hanno questo tacco che è fatto così, questa è la suola, e è bello perché appunto ha qui davanti tutti questi sbrilluccichio. Quindi volendo si può mettere anche alla sera, non soltanto di giorno. È fatto bene, qui è simil pelle ma è plastica, molto morbida. Appunto ha questo tacchettino, qui un po' di plateau, è bella, proprio fatta bene. Però è bella che venga dorata. Sì, mia suocera l'ha presa identiche, color oro. Le volevo prendere anche io dopo, perché non mi sono mica accorta che le ha prese oro. Una volta tornate a casa ho detto no, che belle, le voglio anch'io. Ho chiamato Davide, gli ho detto amore mi vai al mercato a prendere, ho mandato la foto, andato al mercato, non c'erano più. Andate a Ruba, ci credo, 5,90 euro. Comunque guardate la cosa bella, qua sembra che si chiuda così ma in realtà è a strappo, super super comodo veramente. E niente, si richiude così, molto pratiche, belle. Ovviamente sono due, perché un paio di scarpe. No, ma guardate, sono proprio belle. Vero? Belle, belle, belle. Vanno su tutto, versatili, comode. Si fa in fretta, appunto, con lo strap. Molto comodo. 5,90, cioè veramente... alla fine con 5,90 sono fatte stra bene. Bellissime, sono super contenta di aver fatto questi affari al mercato. Poi, sempre al mercato, ho preso per 2 euro, questi pantaloni qua. Fantasia, c'era solo questa, che alla fine non è che mi dispiaccia. Sono fatti così, con l'elastico in vita. Qui ha un laccio finto che non si stringe. E hanno le tasche qua, sul fianco. Ha queste tasche sul fianco, sono come potete vedere... proprio molto leggeri, quelli proprio tipo tessuto, non lo so, comunque in fondo al polsino che si stringe con l'elastico, molto comodi. E niente, sono con una canotta nera, una canotta bianca, stanno veramente bene, sono freschi per tutti i giorni, vanno bene. E questa è la fantasia. Non riesco a capire se sono... sì, sono delle cosine così, un po' astratte, così, molto molto carino, veramente, 2 euro, veramente niente. Ora lo metterò a lavare così finalmente lo posso indossare. Poi, questo qua, ho preso questo,
Wow. Ho preso questo ventaglio, ne ho presi due. Uno ho preso per me perché mi piaceva il colore. Questo qua l'ho preso a mia suocera, come vedete sono identici. Aspettate che voglio fare tipo... Olè. No, aspettate. Olè. Allora, questo qua nero con tutte le rose l'ho regalato a mia suocera insieme a un paio di scarpe, quelle che vi ho fatto delle di Primark, i sandali di Primark. Gli ho fatto per l'anniversario questo, i sandali e il tiramisù che gli ho cucinato io, cucinato, l'ho preparato, perché non è che si cucini il tiramisù, l'ho preparato ai miei suoceri praticamente, e questo è il suo. E butta. E questo qua l'ho preso io perché wow, è un bel colore, poi faccio così quando fa caldo, così. Poi, sempre dai cinesi, ho preso finalmente i piercing, questi qua, brillantini, non so cosa oscena che avevo, che sembra nero, piccolissimo, orribile, ma finalmente brillantino, come si può vedere, come vedete, più grande. Questi qua ne ho presi due, poi ho pagato un euro l'uno, e questi qua li disinfetto, poi me li metto, quindi finito questo video li userò. Poi ho preso, sempre dai cinesi, il caricabatteria dell'iPhone, perché il mio si era praticamente rotto e ho preso solamente il filo, questo qua da un metro, lì sul comodino dove vi ho fatto vedere nel room tour, se non l'avete visto guardatelo perché l'ho caricato praticamente l'altro giorno, e è un metro, questo qua l'ho pagato 2,90 euro, ottimo come prezzo, va bene per ricaricare l'iPhone, va bene, non sto bene con l'originale perché alla fine questi qua non so, anche quelli originali io li distruggo, quindi ne compro sempre tantissime. Ho preso questo. Ora passiamo al video haul Victoria's Secret con questo sacchettaccio orripilante, però mi hanno detto che sotto i saldi hanno solo questi sacchetti qua, boh, non lo so. A me pare che l'anno scorso quei saldi avevano dei sacchetti, quelli normali, non queste cose qua. Comunque, dettagli. Allora, da Victoria ho speso 27,20 euro, come potete vedere qua. Victoria's Secret, 27,20. Allora, ho preso due acque profumate. Adesso le faccio vedere. Ho preso questa acqua profumata, questa qua, nel nuovo packaging. Questa qui è profumazione Vanilla Lace. E da 19,90 l'ho pagata solamente 9,90 euro, e guardate, super super affare. Poi vabbè, questo lo toglierò, anzi se si viene via subito lo tolgo subito, come immaginavo devo pulire il tappo. Il profumo è qualcosa di pazzesco, no, inebriante, qualcosa di stupendo, sa di vaniglia. Vaniglia molto, vaniglia bella strong proprio, vaniglia ma buona proprio, perché io avevo cocco e vaniglia, però solo vaniglia non ce l'avevo, e questa vaniglia sa proprio tantissimo di vaniglia. È dolce ma non nauseante, ha quel dolce secco, non so come farvelo capire, non dolce nauseante, dolce secco, ecco, sì, potrebbe essere. No, pazzesco. Io lo trovo un profumo adatto più le stagioni, tipo autunno, inverno che estate. Poi ho preso questo che è pazzesco. Ho preso il Pore Seduction, pura seduzione sarebbe. È troppo buono. Questo è uno dei miei, delle mie acque profumate preferite. È buonissimo. Anche a Davide è piaciuta tantissimo. Anche questo da 19,90 l'ho pagato 9,90. E questo è il nuovo packaging, che ci sono tutte le scritte Pore Seduction. Pore Seduction o Pore Seduction, non lo so, comunque pura seduzione, guardate che bello, bellissimo, troppo top. E questa, mamma mia, questo è qualcosa di super super sexy, veramente. No, vabbè, cioè, sembra entrare in una nuvola di bellezza. Proprio sprigiona seduzione, sprigiona proprio profumo troppo bello, veramente top. Poi ho preso anche un trucco di Victoria's Secret. Ho preso il
rossetto liquido, un velvet matte, quindi rimane matte, costava 14,90, l'ho pagato solamente 7,40 euro. E adesso ve lo swatcho perché veramente questo merita. Ce n'erano anche altri, c'erano anche lip gloss normali così, però questo qua ha un colore primo pazzesco. Scusate che mi sto tipo tutto appiccicando con lo scontrino, col prezzo. Adesso lo apro e ve lo faccio vedere meglio. Allora, aspetta. Chi è? Davide? Amore, ho finito un attimo. E ve lo apro perché è stato sigillato. Allora, profumo non ne ha, però vi faccio lo swatch e guardate che cosa pazzesca che è. Guardate che bello che è. È bellissimo. Appena spalmato e già subito si vede che è un matte. Cioè, immaginatemi con i capelli stirati, quelle con i boccoli, lentine azzurre, questo rossetto. No, top, veramente pazzesco. Adoro e è bellissimo. Che ve lo dico a fare. Bene, questo era il mio shopping con i saldi, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere che cosa vi è piaciuto di più di questo haul breve ma intenso, cose molto belle direi. Vittoria è per sempre Victoria's Secret, ci devo tornare ovviamente, ci sono delle borse, delle cose pazzesche, c'erano anche i portafogli, però non mi piacevano perché erano... praticamente era strutturato in modo strano, quindi non avrei potuto utilizzare in quel modo il portafoglio, ecco. E niente, questo qua, veramente top, lo userò spesso. Bene, io vi mando un bacione, se carico prima questo video vi aspetto alla live di stasera con una telefonata molto interessante. Se invece questo video è dopo e non avete visto la live, andate a vedere perché c'è sempre questa telefonata interessante. E niente, un bacione, grazie a tutti i nuovi iscritti, grazie agli iscritti di sempre. Iscrivetevi anche al canale Chiara D'Alessandro ASMR e anche al canale di Coppia Davide Chiara Channel. Bene, io vi saluto e ringrazio tutti quanti. Ciao!